in collaborazione con Max Uniform e The Campus, una scelta in sicurezza per la formazione universitaria nel presente e per il tuo futuro. Airsaf Anglia M Awards per certificare le tue competenze. www.maxuniform.com. Gentili telespettatori, ciao e bentrovati. Un saluto da Katia Luciani, dal disturbatore artistico Roberto Gergo. Un disturbatore però oggi abbastanza, diciamo, emozionale, perché sarà una puntata tutta volta verso l'amore, verso il suono melodico, verso l'emozione di uno strumento che secondo me non ha pari, se non forse il piano, ma sto parlando del violino. La dolcezza del violino la porta in studio Valentino Alessandrini. Valentino, ciao! Ciao, ciao a tutti! Ciao, ben trovato. Ciao Roberto, grazie per l'invito, grazie mille. Mi viene da chiederti, chi ti ha accompagnato la prima volta a scuola per imparare a suonare il violino? Una bella domanda. Mi sono avvicinato alla musica quando ero molto giovane, in realtà avevo circa 6 anni, ero innamorato del cartone animato della Walt Disney, Gli Aristogatti, dove ci sono tutti questi gatti randagi che suonano il jazz. Così mamma e papà iniziarono a regalarmi degli strumentini giocattolo della Buontempi e quindi collezionavo tutti questi strumenti. Però la Buontempi non faceva il violino, quindi non esisteva un violino giocattolo. Così che mamma e papà decisero di regalarmi un piccolo violino vero e da lì, ecco, mi sono appassionato a questo strumento in particolare, alla musica in generale, ma in particolare al violino, e da lì ho iniziato gli studi, prima degli studi propedeutici e poi a 9 anni sono entrato al conservatorio e poi da lì, ecco, ho fatto tutti gli studi, quindi prima ho preso il diploma del corso tradizionale e poi successivamente la laurea sempre in violino e quindi, ecco, il percorso di studi è stato bello, bello intenso e ho studiato a Pesaro. Ragazzo talentuoso, quindi è iniziato subito grandi collaborazioni. Ce le vuoi raccontare? Sì, allora, una volta finito il corso di laurea, in realtà sono partito subito per l'Inghilterra perché avevo vinto un'audizione con un'orchestra a Birmingham e quindi sia studiavo ma soprattutto lavoravo con questa orchestra e quindi ho vissuto in Inghilterra per un periodo e dopodiché in Inghilterra, ecco, suonavo sia con questa orchestra ma mi sono avvicinato proprio su a questo modo di suonare il violino un po' più innovativo, quindi legando il violino anche alla musica moderna, perché appunto mi capitava spesso di suonare a Londra e quindi ho preso molti spunti musicali. Sono ritornato poi in Italia, una volta finito, insomma, questo contratto con l'orchestra, e ho iniziato a fare gli eventi musicali proprio con questo progetto moderno che si chiama Violin Covers, che sono i più grandi successi moderni arrangiati e suonati da me al violino. E poi da lì sono nate una serie di collaborazioni sia a livello nazionale che anche qualche collaborazione a livello internazionale. Ti interrompo, sì. Perché mi dicevi prima di iniziare la puntata che hai portato qualcosa da far vedere a tutto il nostro pubblico di Concerti e Spettacoli. Sì. Che cosa vogliamo mandare in onda, Valentino? Il primo video è il video di Something Just Like This, che è un brano dei Coldplay, arrangiato appunto al violino. Questo è un video portafortuna, diciamo, quindi, ecco, durante le interviste cerco sempre di farlo vedere, perché oltre comunque alla bellezza del video in sé per sé è stato un portafortuna perché è andato molto bene nei miei canali social. Allora, il video portafortuna di Valentino. Prego, regia.
Valentino, una caratteristica del tuo carattere che ti avvicina allo strumento che suoni? Ah, difficile questa domanda. Però mi è venuta ammirando le montagne. Ma penso sensibile. La sensibilità. Penso e anche sì. Se è anche un'anima sola, dai, parliamoci chiaro. Perché il violino è uno strumento singolo, quindi assolutamente, voglio dire, lo puoi suonare senza band, come hai voluto ben dimostrarci, no? Ma io invece la domanda che viene a me è questa. Queste sonorità così irlandesi, perché poi alla fine, essendo uno strumento proprio, diciamo, che in Irlanda viene considerato lo strumento nazionale, cioè, il tuo arrangiare mi ha l'impressione che comunque si sposta verso, tende ad essere molto, diciamo, portato all'Irlanda, molto portato a... È una mia impressione oppure tu adori proprio o ti piacciono queste... Questo tipo, insomma, di sonorità? Ma in realtà non mi ispiro molto al mondo irlandese, però amo molto utilizzare una grande effettistica, quindi sia in studio registrazione, ma poi anche durante i live. Quindi inserisco molti effetti così che appunto la sonorità del violino diventi molto molto più attuale, più fresca, quindi utilizzo... Ecco, quasi chitarristica. Sì, diciamo. Esatto, ma fondamentalmente gli effetti, soprattutto nei live, quindi i pedalini sono proprio pedali da chitarra, riportato poi ecco nel mio violino. Io non amo molto il violino elettrico e la sonorità del violino elettrico, quindi ho un microfonino a condensatore, un DPA, che collego direttamente al mio violino acustico. Poi a questo microfono collego diversi effetti, che ecco, sempre un reverbero molto lungo, ma poi anche delay, poi ovviamente una piccola equalizzazione, un po' di chorus, e quindi questo rende poi il suono molto... Io non so se tu moderno. Ti ricordi, ma come ci siamo conosciuti noi, io lo voglio raccontare ai telespettatori. Ero a una festa della birra a Treia e lui suonava da solo in questo spazietto e stavi sotto, mi sembra, lì la piazza, stavi sotto la piazza e le mie orecchie hanno udito questo suono celestiale, sono venuto lì e sono rimasto tutto il concerto perché è stata una roba, parlo di almeno 6-7 anni fa, sì. È stata una roba veramente per me micidiale perché... Questa tua, insomma, originalità mi aveva colpito tantissimo. E poi ti ha portato fortuna, mi sembra, no? Assolutamente, infatti vi ringrazio ancora per l'invito, è sempre un grande piacere tornare qui. Sì, in realtà amo molto questi tipi di eventi un po' street, quindi musica quasi, ecco, da artisti di strada. Perché esatto, infatti eri quello per me in quel momento. Sì, era una situazione, ecco, amo particolarmente queste situazioni, nel senso le amo perché sto più a contatto con il pubblico, con le persone che stanno lì ad ascoltare. Quindi, anzi, tante volte mi trovo un po' magari a disagio, proprio magari quando mi mettono una pedana, quando gli organizzatori vogliono mettermi una pedana. Perché qui la pedana non c'è. Qui però. Non c'è. Perché mi piace molto stare a contatto con, ecco, con le persone, con il pubblico. E quindi, ecco, quell'evento lo ricordo con molto piacere. E qui, ti ripeto, qui la pedana non c'è. C'hai tanti telespettatori che ti stanno Valentino guardando. Roberto vuole che ci fai un live. Assolutamente, facciamo a grande richiesta un live di Valentino Alessandrini. Volentieri. Allora, il brano che suonerò è Gabriel Sobue del grande maestro Ennio Morricone. La la. Facciamo i complimenti prima. Amici che inizi. Cari. No, no. Mettetevi comodi perché sicuramente ci ce sarà lo gustiamo da emozionarsi. Con tutta la dolcezza che Valentino saprà donarci. Thank you.
Che dire, a me esci tra lacrima. Valentino, quando suoni ti trasformi. Sono emozioni veramente vero? Forti, tanto che io me ne vorrei ascoltare un'altra, porca miseria. Non senza che, senza, dici, senza riposo, sì, senza domande. Senza riposo, ne farei un'altra, così proprio a bruciapelo. Dai. Ho preparato tantissime domande, ma la musica oggi ha la precedenza, sì. Hai ragione, Roberto. È vero? Sì. No, beh, sai, è come se c'è una torta gigante e una fetta e non è sufficiente. E facciamo una fettina, capito? No, visto il nostro peso, diciamo, importante. Mangiamo anche la seconda fetta. Sì, non aspettiamo assolutamente. Assolutamente. Valentina, allora, te la scelta, decidi te quale brano omaggiare il nostro pubblico e noi compresi, perché no? Fix You dei Coldplay. Clamoroso. Sei in forma, Valentino, comunque. Thank you.
Pregherei la regia di mandare la standing ovation registrata degli applausi che abbiamo, perché veramente brividi. Brividi! Valentino, questo tuo strumento ti ha permesso di entrare anche nel mondo del wedding. Te suoni ai matrimoni, lo vogliamo raccontare al nostro pubblico? Sì, non è da molti anni che sono entrato in questo settore, ma un settore... Ma già sono 4 anni che è premiato. Sì, è un settore che amo particolarmente. Ti ecco. Piace vincere facile, però adesso parliamoci chiaro. Cioè, proprio, questo... Anche il progetto mio musicale si sposa molto bene con i matrimoni. Ah, beh. E quindi, ecco, inizialmente facevo più che altro concerti ed eventi un po' generici. Invece in questi ultimi 4 anni, ecco, sono entrato in questo mondo che amo particolarmente perché amo personalizzare le scalette con i ragazzi, con gli sposi. Questa con è una cosa coppie. Che... Esatto, quindi ogni matrimonio personalizziamo la scaletta, quindi sempre brani nuovi, brani diversi, anche questo è molto stimolante, quindi imparare brani diversi a seconda dei gusti delle varie coppie. E quindi sono contento. Ti riesce contento. Bene? Ti riesce Ma molto bene? Spero di sì. E sono, ecco, sono molto contento che appunto questi ultimi 4 anni è stata anche questa premiazione di matrimonio.com, perché ecco un settore dove sicuramente andrò avanti in questo settore, perché cosa perché ti gratifica? Mi piace. Ma mi gratifica molto la reazione dei ragazzi, la reazione degli sposi. Loro generalmente tengono molto a queste esibizioni al violino, quindi io sono contento che loro sono contenti e anche a volte capita appunto, soprattutto nelle cerimonie, quindi in chiesa oppure cerimonie anche civili, magari si emozionano anche gli invitati, si emozionano a me, ecco, magari riuscire a trasmettere le emozioni che sento io quando suono ad altre persone, questa cosa mi gratifica molto. Valentino, mi dispiace interromperti, ma il tempo che io e Roberto Gergo abbiamo a nostra disposizione è sempre più tiranno. Carissimi nostri amici del pubblico di Concerti e Spettacoli, noi ci salutiamo, vi aspettiamo e anche Valentino Alessandrini vi aspetta sia per i suoi concerti sia per i vostri matrimoni. Ciao, alla prossima puntata. www.concertiespettacoli.it, il nostro canale YouTube Concerti e Spettacoli Max Communication. Ciao, alla prossima puntata da Katia Luciani e Roberto Gerdo. Ciao a tutti, ciao, alla prossima. Concerti e Spettacoli è stato offerto da Max Uniform e The Campus, una scelta in sicurezza per la formazione universitaria nel presente e per il tuo futuro. Airsaf, Anglia M Awards per certificare le tue competenze. www.maxuniform.com